di pescatori addosso. Quindi non vedo niente di trascendentale. No, voglio dire, cioè, è chiaro che le foto, noi prima di stampare il calendario, è chiaro che Maria e il papà Domenico avrebbero visto già tutto il Menabò e prima della stampa, certo, la prestampa l'avrebbero vista, quindi certo, questo è normale, cioè non avremmo fatto un calendario senza, cioè usciva sto calendario e la sorpresa nell'uovo di Pasqua, no, assolutamente. Quindi loro sarebbero stati informati di tutto. Ci sono questi scatti che così, senza cattiveria, sono stati fatti. Va bene, Raffaele, io la ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci. Salve. Allora, a questo punto è arrivato il momento di parlarvi. Momento del video confronto, entrambe avete detto le vostre ragioni, ora parlatevi e in bocca al lupo Maria. E in bocca al lupo a Lidiana, perché Lidiana, tua madre ha scoperto oggi che queste foto erano state fatte. Video confronto. Allora mamma, io ti chiedo scusa magari se non ti ho detto sin da subito che le foto sono state fatte, però ho bisogno del tuo appoggio. Vorrei che lasciassi da parte le dicerie di paese e che mi seguissi anche in questa situazione che mi si prospetta in questo momento. Lidiana, tu sai quanto bene ti voglio. Io spero che accetti la mia scelta, mamma. Perché sai che è una cosa che io voglio fare, non mi importa di quello che può pensare la gente, io vado avanti per la mia strada come ho sempre fatto. Sai che è successo anche con la danza del ventre, che ci sono state comunque le dicerie nel paese, ma io faccio anche questo adesso. Allora, è anche vero un'altra cosa, noi ci chiediamo perché se il calendario lo fa una famosa va tutto bene e se lo fa invece una ragazza che all'inizio non va bene, scusate. Maria, intanto io le chiedo di raggiungerci, di venire qui in studio, di uscire dalla stanza del cuore, grazie, e tra un po' capiremo se la signora Maria è pronta ad accettare di vedere sua figlia in un calendario, quindi di cambiare le sue posizioni riguardo alla figlia oppure confermare le sue convinzioni. La linea del cuore è simbolo della distanza che c'è tra Lidiana, quindi tra la ragazza, e Maria, la madre. Se oltrepasserà la linea, vorrà dire che Maria permetterà alla figlia di poter fare questo calendario, vuol dire che appoggerà Maria, appoggerà Lidiana nel fare questo calendario e che al di là di quello che succederà nel paese sarà comunque con la figlia. Le chiedo di raggiungermi, di fiancheggiare la linea del cuore che è verde, di mettersi di fronte a sua figlia e solo quando, benvenuta, e solo quando la linea del cuore cambierà colore lei potrà prendere la sua decisione. La decisione consiste in questo: se lei supera la linea del cuore e va verso sua figlia, significa che lei appoggia la stampa di questo calendario. Se lei non la supera, perché lei non vuole che questo calendario venga fatto, venga stampato, e quindi significa che Raffaele, il manager di Lidiana, che ha già degli scatti, e questo l'abbiamo scoperto qui con una telefonata a sorpresa di Raffaele, significa che Raffaele butterà quegli scatti. Così lui ci ha detto, visto che è un uomo io mi fido della sua parola, qualora non dovesse farlo, noi non, cioè al di là di sentirlo e di testimoniare per lei non possiamo fare. Maria, è tutto nelle sue mani. Da una parte Lidiana, che pensa che con quel calendario possa avere altre opportunità di lavoro. Chissà quante mamme in questo momento sono accanto a lei. Prenda la sua decisione, signora.
piange. Il calendario si farà, quindi? Sì. Poi lo portate qui in studio a vederlo. Vogliamo essere i primi. Quindi, Maria, mi sembra di capire una cosa oggi. E al di là della... Ovviamente Biscardi quel giorno sarà invitato di nuovo a Festa Italiana e andrete anche al processo, no? Mi sembra di capire una cosa. Questa foto, che risale a 1962 ancora oggi, è protagonista del nostro Ti Cerco. Che bella questa signora! 1962! Era così, oggi la signora Carmen è così, vediamola! Cercami come quando dove vuoi. Ciao Carmen, benvenuta. È più facile, lo sai. Che bella, poi la mia pettinatura preferita in questa foto del 62. Sono passati un po' di anni. Sì, sì. Questa foto fece innamorare tante persone. Molte. Molte, vero? Sì. Allora, andiamo per ordine. Come nasce questa foto? Questa foto nasce, io allora leggevo dei fotoromanzi.